We need to terminate the puzzle. Cazzo, dovevamo... Ah! Dovevamo trovare un altro modo per capire, come si dice, questo pisello qua. Ah, non mi ha salvato che... No, vabbè, tanto non avevamo fatto un cazzo, quindi ci mancava un pezzo, quindi non è un problema in realtà. Non è un gran problema il fatto che sia tutto smontato, perché tanto... Dov'è la tizia? Dov'è andata la tizia? La tizia? Perché non c'è? Ma come? Signorina? Non ha salvato. Va bene, ma la tizia? No, forse devo vedere la cassetta? Eh no, perché mi è comparso dopo. Forse devo mettere la cassetta? Dove è andato il foglio? Oddio. Dove è andato il foglio? Ah, è lì. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Ah! What's the point of talking? Ah! That must be nice for you. Ah! That's not what you told me before. Ah! What if you saw that? Marion, I'm almost at the front door. I think that thing is following me. Amanda! Amanda! I don't know what you're trying to do back here, but I really Shut don't... Shut up, Wooly. Okay, I'm in. We need to get moving. Sometimes I worry about trusting new friends, though. Maybe I'm not quite ready yet. Ok, adesso abbiamo due problemi. Il primo è riuscire a capire come utilizzare il trenino. Il secondo è come risolvere il puzzle. Cosa vuole dimostrare Ventura? Did that thing do this? Rompi il maiale, e come? I'm really glad you're okay. Let's gather the tapes, quickly. I'll go grab what I can from the library, and then we've really got to get out of here. Comunque io non mi fido della tizia, posso dire la verità. Cioè, questa arriva mascherata, cioè. Io non è che mi fido molto della tizia, eh. Tanto portiamo questo giù di là. Magari questa è Amanda da adulta. Che cazzo ne so io? Si è ribellata alla cassetta, quello che ne so io. Non possiamo comunque risolvere il problema del trenino, perché ci manca un pezzo, quindi... Abbiamo un grosso problema col trenino. Non riesco a mettere il trenino nel buco. Puoi aiutarmi a far entrare il mio trenino nel buco? Non ci passa. Li hai tutti. Li ho tutti come? Non bastavano. Non bastavano. Anche se provo a rifare il gioco della minchia. Senti che bordello che fa quello stronzo. No, tu non vai bene. Non c'è un pezzo nel salvadanaio, lo spero, perché se c'è vuol dire che la soluzione è quella. Il problema è come lo rompo? Come lo rompo? Non ho un martello. Come lo rompo? Il martello è scompisciato con la ciola. Quello però ha bisogno di uno stimolo, perché io l'ho visto fare da un altro e gli bastavano. Ma sei sicuro, Bresaola?
Sei sicuro? Che bastavano solo quei pezzi? Allora riproviamo, devo aver tralasciato qualcosa io. Io non penso che si possa fare con meno pezzi. Io non credo che questo si possa fare con meno pezzi di così. Anche perché come faccio a far curvare da Londra? Londra deve essere l'ultima. E quindi deve curvare da Londra. No, questo non mi serve. Questo va qui, per forza. Perché così va su e poi devo andare a Città del Messico, non devo andare di là. No. Ma che senso ha? Questo non va bene, questo non va bene. Oh ragazzi, io non ne esco, cioè se non risolviamo sta cosa non ne usciamo. Io ve lo dico, questa cosa qui la dobbiamo risolvere per forza. Se faccio così, va a Parigi, ma poi va su a Londra. Non deve andare a Londra, deve andare sopra. Quindi. Mi manca è questo, ma mi manca lo stesso un pezzo. Non so come abbia fatto, lui gira qua. Sale. Poi basterebbe girare qua e avrei risolto. Avrei già risolto il puzzle se avessi un altro picco, un altro pezzettino. Partendo dall'inizio verde. Ma che cazzo cambia? Tolgo il verde e poi lì cosa metto? Cambia niente. Quello è il problema, non cambia una sega. Se deve passare per Parigi, cambia un cazzo che faccio verde. O me lo do dopo nel maiale. Ma il maiale non lo posso rompere. Questo è il problema. Come è sinistra? Devo andare a Parigi. Come è sinistra? Come è sinistra, scusa? Devo andare a Parigi perché è sinistra? Ah, ragazzi, mi state dicendo tutte le cose al posto di tutte. Allora, con calma. Così riesco a fare tutto. Mi manca un pezzo e lo farei tranquillamente. Metti il verde all'inizio. Mi fido, Raven, eh? Vediamo un po'. Questo qua? Eh no, perché deraglia. Il blu al posto del marrone. Quale? Uno a caso? Ma che cambia? Giallo nell'angolo del Messico in alto a destra. Manca comunque un pezzo. Manca lo stesso un pezzo, perché adesso scende giù. Non va per Londra, scende. Dovrei avere una cosa che fa angolo qua. E poi mi manca un pezzo qui. Mi manca comunque un pezzo qui. Secondo me manca un pezzo, ragazzi. Sempre più dopo il Messico, giallo al posto del verde. E ma che cambia? Tanto sempre un pezzo mi manca, però. Metto il giallo, uno a caso. Ma che cambia? E adesso?
verde in mezzo e arancione di là. Di là. A sinistra metti il marrone invece del blu. Ma perché questa cosa? E che cazzo cambia? E dopo non ho più, manca quello centrale. Per quanto lo sostituiate, manca quello centrale. E adesso manca quello di Parigi. Non importa quante volte lo sostituiate, manca sempre quello centrale. Curvi subito dopo la stazione di Londra e vai dritto fino all'arrivo. Devo passare per Parigi, Città del Messico, però, Al centro, beh, ragazzi, arancione al posto di quello blu a destra. È lo stesso, manca un pezzo. Continua comunque sempre a mancare. A parte che così deve girare di qua. Continua lo stesso a mancare un pezzo, ragazzi. Continua comunque a mancare un pezzo. Non cambia niente. Potete girarci quanto vi pare. Manca lo stesso un pezzo, ragazzi. Verde giù. Ma non cambio cazzo. Poi rimane vuoto quello centrale. Non cambia niente. Anche se sposto il verde, cosa cambia? Rimane vuoto quello centrale. Non cambia niente, ragazzi. Dovunque è spostato un po'. Sono tutti messi perfettamente. Ma l'altra volta avevi rotto il maiale, c'era un pezzo. Lo so, ma non, come lo rompo sto maiale di merda? Come lo rompo? A parte il fatto che adesso, aspetta, facciamo come prima cosa. Signorina, non mi caghi sulla foto. Facciamo come prima cosa questa qua. Stia calmo. Facciamo innanzitutto sta roba qui. Ah no, che stupido. Aspetta, devo fare la televisione. Ciao Andrea, ti stimo molto. Ciao Valentino, grazie per i giri. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. What's your favorite thing about where you live? Provo a droppare un oggetto sul maiale. Io provo, ma secondo me è una stronzata. Non posso prenderlo, tra l'altro. Provo a tirare le cose in testa. Poi ricordatevi che abbiamo una cassetta qua con delle cose. Aspetta, vediamo se questo ci può aiutare a capire. Allora, vabbè, fiore. Questo è il primo d'un indizio. E ci mancano gli altri. Qui c'è un codice, che non so quale sia. L'ufficio 2023 stavo guardando. Sono una soluzione, ti manca un giallo e nel maiale. Scuoto, ora devo capire come aprire il maiale. Perché non vedo cose da tirargli in testa, quindi non ho idea di come aprirlo il maiale. Non penso che ti dargli un libro in testa. No, serve un cazzo. Come lo apro il maiale? Lanciali in testa. Non lo posso raccogliere. Non lo posso raccogliere. E io non credo che ci sia la soluzione qua. My favorite thing is how safe and cozy my neighborhood feels. Does it, Wooly? Yeah. I mean, most of the time. What's the point of talking Amanda. To you when you can't even...
That must be nice for you. There are lots of people. Ragazzi, io sono un attimo. Il martello dove cazzo era? Devi cercare il martello? Hai scritto? E dove cazzo sta? Io l'ho usato per rompere qui il martello. E dove è andata adesso? Io voglio aprire anche questa cosa qua, non ho idea di quale codice sia, ma voglio aprirla. Oh, grazie, avevo proprio sete, mi scusi. Il martello nella cassetta è poco probabile. È un po' piccola la cassetta. Qua non posso cliccare niente. Se non si trovo dei numeri nei libri. Whee! Ah, dici che il codice è nei libri? E 1. Forse devo cercare il nome della tizia, perché la tizia si chiama Kate Park. Il martello è sul tavolo, l'hai visto? Ma dove? Dove? Quale tavolo? Tavolo lungo. Dove cazzo l'hai visto? Ragazzi, dove c'è la TV? Ragazzi, dove cazzo sta sto martello? Il tavolo lungo. Che cosa vuol dire? Cos'è il tavolo lungo? Cosa vuol dire il tavolo lungo? Questo è il tavolo lungo dove... Vai verso la zona bimbi, dove c'erano i libri delle favole. Sì, ma io come cazzo... Ragazzi, ma io come... Ragazzi, ma scusa. Ma io come facevo a vederlo? Ma io passavo di qua? Ma perché i martelli stanno così? Cioè, i martelli da quando stanno in piedi perfettamente? Vabbè, ma scusa, ma io non ci ho fatto caso. Ma scusa, io passo di qua? Cioè, io... Ma scusa, il martello dritto. Cioè, ma scusa... Come lo uso se non me lo fa? Ma vaffanculo, va. Sto una martellata anche a te, Dio can. Toh. Te l'ho detto, ma io che cazzo, ma io non l'avevo visto, ma che cazzo, ma chi cazzo l'aveva visto sto martello? Ok, così dovrebbe essere giusto, vediamo. Ragazzi, ma chi cazzo c'è? Cioè... Oh mio Dio. Holy hell, how long have you been cataloging these? Since I caught a sigil on the swing set in the background of the Let's Play Pirates episode. If I'd have blinked, I'd have missed it. But here's the thing, there wasn't a single reference until the acquisition.
This is the complete log of all the references I can make out, and most of them are subtle, but they're there, and lots of them. And usually paired with a message encouraging kids to ignore their parents or do something harmful. Okay, so I'm just giving them again, it's subtle. It's not something that's overtly dangerous, not in the context, and it's always under the guise of a new adventure. And you know this kid was also watching the show at the time of his disappearance. Mm, totally engrossed, his parents said, and then he's gone. No police evidence? Not even footprints, trail and all? No, nothing. Like, he just vanished. That was over 8 months ago. And now this other kid, Lauren, same story. So what's next? That's what we need to figure out. I mean, obviously, we can't say anything. It's a kid's show, for Christ's sake. We'd sound insane. But it's not. Stanno descrivendo Amanda che fa ammazzare i bambini mentre la guardano. Every episode has some very harmful instructions, and there's a thread of content that runs across all of it. References to Belial, to Mara, to Iblis. Sì, li conosco. Every world religion has a figure that tempts and manipulates and deceives. According to Kate's log, in the last 20 weeks of this kid's show, there have been over 40 mentions of these entities. Ah beh, che cazzo vuoi? Invito sempre anche a Natale, che cazzo. Cioè, Belial no, perché è un po' scorbutico. If you two are comfortable, this is really his area of expertise. Okay, let's get him to review the episodes that you've already recorded. I will cut the meeting recording. Ok, questo ci racconta un po' il fatto che le cassette sono stranamente possedute da... What is she here? The flies? I can't even imagine. They provided two original tapes of the show, and they say there are more. Over the next few nights, I'm going to start combing those for more coded language. The puzzles, the anagrams, they seem to connect it to the cult. And based on what we have, I'm convinced that this is the latest iteration of the one Caroline's family's been tracking for generations. The information we already have about the group ties it back to a religion that hasn't been practiced publicly in damn near... Quindi un culto che fa... So we're saying that this production company has been around since the Middle Ages? Is that what we're saying? Either that, or there are... Or there... So why her specifically, and why here? I wish we could get our hands on that contract. I think it would be... Ma che cazzo, ma finire una frase? Don't even have any conclusive evidence that would suggest that she's still alive. But she's in there, Peter. I know she is. Whatever information Kate is getting is fragmented at best. And that's if it is actually Rebecca. It has to be. So no, Caroline, we don't know. We have to hit the pause button on this. We can't do anything that would give away what we're doing. Excuse me. I'm sorry, are you in charge here? So what's the plan then, Peter? We just keep meeting and talking? What's our goal exactly? Look, I want to try too, Caroline, but we have to proceed with caution. We don't even know what state she's in, or if we could even get to her. It's been almost 15 years. She might not even want out at this point. You don't know that. You don't either. Bottom line is, it's not safe. I mean, are we going to talk about David, or are we just going to pretend he's not waiting around? If they're coming for me, they're coming for me. She's made contact with Kate. But we don't even know that it's her. It is, but she's too volatile. That's the tricky part. We don't know where she's coming from. Kate, we've been working on this for 14 years. È un culto satanico. This is a terrible idea. We should be lying low, not diving in. Right, you know what? This meeting's over. We're gonna take a break, and we're all just gonna come back when we can. Ma chi stanno cercando sparito da 15 anni? Non ho capito. Cioè, figo, ma chi stanno. Interessante, però non ho idea di chi cazzo stiano cercando. E questo specialmente risolve solamente una parte, Rebecca. Questo risolve solamente una parte del puzzle, perché questo effettivamente non ci sta facendo andare avanti col puzzle. Gusto, grazie per il 26, malatino. Questo non ci sta facendo andare avanti col puzzle, ragazzi, perché abbiamo un solo foglio di là e ce ne mancano altri due.
fiore fiore, mucca, maiale, uovo. Mucca, maiale, uovo. Fiore fiore, mucca, maiale, uovo. Mucca, maiale, uovo. Io spero così, però in realtà non sono sicuro. Mucca e fiore fiore così, perché non è chiarissimo. E ora siamo punto a capo. Abbiamo un altro problemino da risolvere, che non è un problemino, è un problemone. Noi come cazzo troviamo adesso il puzzle, scusami. Ah sì, Raven? Tu... Dov'è la mappa? Ma non posso mettere no come risposta a ti senti al sicuro, perché non c'è come opzione. Usiamo la formula di Lagrange per risolvere il problema. Devo rispondere sicuro, no. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. What's your favorite thing about where you live? Oh, that sounds nice. My favorite thing is how safe and cozy. Amanda non ci sta, qua. E no. Fermi! Fermi, grandissimi, maledetti muratori albanesi sottopagati. Devo dare le risposte giuste per far venire l'interference. Ah, hai capito, miei cari scafisti rumeni in cerca di vodka. Era tutto lì. Bisogna capire adesso come fare, però. Ah, visto, MDMD. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cos'è LMVH? Adesso voglio trovare anche l'ultima risposta alle mie domande. E qual è l'ultima cosa da scrivere? Boh. Perché? No, ma aspetta, non voglio distrarre. Yeah, me too. Even places that look safe sometimes aren't. In your neighborhood, there are lots of things that can hurt you. There are people who can hurt you too. Amanda, should we really be talking about this? And that makes it hard to feel safe. And sometimes, when we don't feel safe, we can make big mistakes. Amanda, can we please go home? Trust me, you'd rather be where it's warm and safe. You know, you have to really think about who you can trust. Who is someone you trust? Che cazzo ne so? Chi è Kate, scusate? Chi è Kate? È la tizia con la maschera? Chi è Kate? Ma chi è Kate? Scusate. Sì, Giorgione, chi è Kate? La bionda. Chi è la bionda? Chi è la bionda? Quella dell'intervista. Quella che indagava. Ok, io ragazzi non mi ricordavo assolutamente si chiamasse Kate. Comunque che... Okay. È la zia di Riley, sì, è mia nonna secondo me. Finiamo dopo, Amanda. Quella della cassetta arancione. Ma io non mi ricordavo si chiamasse Kate. Ma proprio c'erano 650 persone. Perché proprio Kate? E non Ignazio? Perché non Franco Franchi? Scusami. Allora, io 1 più 2 MDMD. 1 LM. 2... Ah, questo è per aprire la porta. Il primo libro di LM. E 2 VK. Però prima apriamo sta merda.
Allora, clown, tizio militare, ciccione, che okay. Cartman. Fai una foto col cellulare, dovrei. Ma fai una foto. Ma tu, a te piacciono le cose facili, a me piacciono le cose dure e grosse, cioè le cose difficili. Ma perché penso non devi risolvere. Allora, OXO, XOX, allora XOX e OXO. Ricordatevi OXO e XOX. Hello there. Andre, grazie per la sua ballatino. Ludo, non mi mandare questi segnali molto strani, per cortesia. Ok, e cosa è lì che mi scrivi Xox, Xox, cioè cosa sono questi segnali ambigui, per favore, cioè. Poi qui abbiamo luna, sole, fiore, scroto, sfiore. Luna, sole, fiore, scroto, fiore. Luna, sole. Luna, sole. Sehr gut. E ora mancano solamente gli animali dell'allegra fattoria. E poi in teoria dovrebbe aprarsi la cassetta. Allora è... No, questo mi faccio la foto perché c'è pane, burro e marmellata. Bene. Anzi, faccio la foto tutto quanto. Guarda, vaffanculo, me lo segno. È tipo una mappa, perfetto. Sono geroglifici adesso, come sei subito a pensar male, dai. Allora, dunque. Abbiamo il... Ah, e pane. Allora abbiamo mucca maiale. E mi sa che mucca maiale non va bene perché mucca maiale sono qua. Allora, maiale, mucca. Poi c'è l'oviparo giù di qua. Uova, l'arancia e il Houston. Mi sa che il grano va su di qua. C'è un simbolo che non capisco, è una mela. Che è quella merda? Mela e tortina. E perché è sbagliato? Mi sono perso dei pezzi, perché è sbagliato? C'è il pancake. C'è la mela. E l'uovo è qua. Vanno invertiti, perché vanno invertiti? Mucca maiale. Perché inverto la mucca e il maiale, scusa? Specchio. Non so perché... Tutto mi aspettavo fuorché una chiave. I trusted her, too. I wish I could still talk to her. There are lots of people I used to trust, but I don't know if I trust anyone anymore. Amanda, you shouldn't go in there. I thought you said this neighborhood is safe and cozy, Willy. Perché devo scrivere Butcher? Quello di The Boys?
ora sono curioso, ho una chiave. Amando è patriota. Ho una chiave che sembra un po' di un'auto, un po' di... Che cazzo me ne faccio di una chiave? È del Walter? Vedo qualche porta. Tranquilla, Ludo, quella è schizofrenia, non preoccuparti, passerà. Ma come uso la chiave? La cassetta ha un codice numerico, non ha una chiave. E che cazzo apro con... Siete un codice numerico? Non ha una chiave. E che cazzo ci apro con sta chiave? Accoltellaci la tipa con una chiave, palesemente. Sto quadro è molto sospetto, ma non si può togliere. Torna qua che non ti perdo. Ai lati. E l'ho fatto, ci ho provato. In mezzo alla scrivania. Devi chiamare la tipa. Torniamo di là. Ti serve prima un'altra chiave. Ah, quante chiavi. La chiave l'abbiamo appoggiata qua, ricordatevelo, eh. La cassetta è andata lì. Ora serve è vero, ora serve il codice. Sì, l'ho fatto il treno. Oh, attenzione, s'il vous plaît. Ora abbiamo un'altra chiave. E con la prima chiave aprirò la seconda chiave che aprirà una terza chiave. Che al mercato mio padre comprò. E ora che ho una prima chiave che mi serve per la seconda chiave, a che cazzo faccio con una prima chiave che non so ancora cosa aprire? Usa questa sulla scrivania. Ok, proviamo. Alla fiera del nord per due soldi una puttana mio padre comprò. Per così poco, sì, era in saldo. Nel naso, probabilmente. Qua non sembra esserci nulla da usare. Non penso apra i bagni al centro, ma è al centro sto cazzo, al centro che cosa, il cassetto al centro, altra scrivania. Vieni qua, chiave. Stampante, la porta. Mi piace che mi date indicazioni per tutte le cose che mi vengono in mente. Stampante, la porta. Guarda la mappa. Ma sì, ma sì. Allora.
la scrivania da dietro a un cassetto. Sarà, ma io sto cassetto non lo vedo. Mica che fatica. Socio, che fatica, ragazzi. E adesso? Cosa ho aperto? Beh, sì, ma ti sembra normale? Cioè, tu hai mai visto una scrivania con un cassetto sottile al centro? L'hai mai vista? Tu hai mai visto una scrivania che, a parte i cassetti laterali, ne ha uno sottile al centro? Io non compro scrivanie nel Paese delle Meraviglie, cioè io le compro all'IKEA di solito. Cioè, non le compro da droga e LSD, una nuova marca di scrivanie per fulminati, cioè... quindi? Cazzo è successo? Andiamo a prendere l'altra chiave, immagino. Comunque non serviva farlo così piccolo, nel senso... Aspettate che presumo che l'altra questa scrivania abbia un altro cassetto nascosto nella sedia, probabilmente, perché... Ah, beh, sì, certo, ovvio. Non fa una piega. Oh, ok. E adesso è successo cosa? Ah, beh, sì, giusto, ragazzi, avete ragione. Anch'io ho una scrivania con 15... Io ho una serratura qui, una qui, una qui, una qua, però non ve lo dico perché... Si è aperta una porta. No, si è aperta una porta e mi serve un'altra chiave. Nei fazzoletti. Oh, nei fazzoletti, bastardi. Dammi la chiave, bastardo. Non mi dà la chiave. Ora devi fare il puzzle dei libri. Sa anche a me. Un LM2VH. E mo, LMVH. Fazzoletti. Che cazzo è sto LM? Questa è CE. Questa è JP. Cerchiamo questo LM. Questo è il codice. Questo è il codice della della cassola, che è 1 e 3. Vola veramente. Beh, c'è un uccello sopra, volerà. Mi pare sensata come cosa. Dai, Fabio, non fare lo zoomer che si annoia solo perché non è sovrastimolato ogni secondo. Ci vuole anche un po' di tempo, pazienza, per ottenere le cose, sennò che gusto c'è. MA non so cosa sia, quindi lo buttiamo subito. LM. Mi piace questa scrivania, non so che di speciale. LM1. LM. Squeeze of Destiny. E cosa dovrebbe dirmi sta roba? E? Perché dovrei...
Eh? Non ho capito. Forse sto sopravvalutando, forse sto leggermente sopravvalutando per capire come aprire i cessi. Perché, no, devo capire come aprire i cessi. Però c'è la figura del drago, quindi saranno libri. La domanda è, a parte che devo guardare VH, perché LM, forse insieme, LM, il primo LM, il secondo è VH. Il primo di LM e il secondo di VH. Ah, e io che cazzo ne so di dov'è il libro? Immagino sarà un libro, secondo me. Oh no, che sono iniziali di chi ha preso il libro? Ok, devo capire dove cazzo è sto libro. No. Dov'è il libro? Il libro dov'è? Lo sai tu, lo sai me. Il libro dov'è? No, devo trovare questo libro che ha di là. Grazie perché me l'hai detto, perché non c'avevo un cazzo di voglia di cercarlo. Quindi fai prima a dirmi direttamente dove è il libro, che non c'ho mezzo sbatto di cercare il libro. Allora, qua nessun libro è lì. È sempre lì, ovviamente, non fa una piega. Lo avevi buttato per terra. Ma non è possibile, scusa. Vuoi sapere il codice diretto? No, voglio aprire i bagni. Dov'è il libro dei bagni? Voglio aprire il bagno. Adesso è una cosa mia. Voglio aprire i cessi. Voglio sapere dov'è il libro che apre i cessi. Area bambino. Solo nell'area bambino. Che paura. Solo nell'area... Che schifo. Che schifo. Questa è la fobia di Haru. Ma non i bagni, devi aprire con l'Anthony Style. Hai ragione. Ma che magre è un ragno. Ha già visto un ragno. Ti è piaciuto. Sì, aracnofobiche. Ti è piaciuto un ragno. Ragazzi, sto per bestemmiare. Dove porco dio, merda, cane, madonna, puttane, sto cazzo di libro. Mi sta venendo una sincope vasale. Se non trovo... Per terra dove c'è il ciuf ciuf. Ecco, ci voleva tanto. Per terra. Non c'è nessun libro per terra. Dio stromboli. Dov'è? Non c'è nessun libro per terra. Hai visto un libro? Non c'è il libro. Cazzo è, non c'è nessun libro di merda. L'hai buttato lì prima. Allora, se mi dici ancora lì, io Matteo vengo a casa, prima ti limono, poi scopiamo, poi ti sborro sulle tende. Lì, devi dirmi dove è lì. Lì non vuol dire niente. Non ho una casa. Ti compro una casa, poi ti scopo. Dov'è è lì? Spiegami dov'è lì. Lì non so cosa vuol dire. È Bruce Lee. L'avevi buttato in aria bimbi. Ma come, io non ho buttato nessun libro in aria bimbi. Che libro? Ah, ma quello che ho tirato in testa la merda? No. Ma non so dove è andato. Ma non c'è più. Si è teletrasportato quel cazzo di libro di merda. Ma dove cazzo l'avevo preso quel libro di merda? Dio, stronzissimo cane. Che merda era quella merda di libro di merda? Dov'è quel libro? Qualcuno cerchi su internet dove merda si trova quel libro di merda.
È l'unico per terra. Le me vuoc. Non c'è le me. Adesso vado a cercarlo io il libro, perché mi sto incazzando. Le date di prestito. E che c'entra con LMVH, scusami? Non c'è LM. Dov'è LM? Non c'è neanche VH. Va bene le date, ma dov'è LMVH? Dov'è? Non c'è. Qui c'è LM, non c'è VH. Sono il codice. E io il codice di cosa? Che cosa è il codice? Di che? Uno e tre, i primi due della cassetta. Hai visto quanto ci vuole? Beh, non ho idea. Ho il codice, no, l'ho letto anch'io, grazie. Non ho idea di che cazzo era la storia dei libri, ma... Good, you're okay. Let's do what we came to do and get out of here. Non accettate i falsi. Esigente sempre solo. Video e cassette originali. Walt Disney Home Video. Run. Non mi posso muovere al momento, quindi... Non sto facendo tutto lui, non sto muovendo. Sto sentendo versi di stupro. Scusa, ma che cazzo di finale è? E vabbè, ma che finale è, scusami? Io non ho capito un cazzo, e quindi... Io non ho capito niente. Vabbè, ma così. Ma quindi non ho capito come. Chi era lei? C'è un secondo finale, immaginavo, ma. Ho capito, ma. Non c'era bisogno di mettere così tanti puzzle, eh? E da dove continuo se faccio continuo? Da dove continuo? No, però scusate. Aspetta. Cassetta azzurra. Io non so neanche dov'è la cassetta azzurra. Il mistero della cassetta azzurra. Oddio cane, la tizia non è neanche arrivata. No, non ne ho voglia. Non ne ho mezza voglia.
Mi dispiace, con tutto il bene, però questo capitolo d'Amanda è un enigma continuo e mi è sembrato di fare un test continuo di puzzle, mi ha rotto i coglioni incredibilmente. Speriamo che il terzo sia un pochino più interessante, perché questo qua è stato un dito nel culo. No, vabbè, tanto manca un quarto d'ora, non so che cazzo. Allora, papere. Io vi ringrazio in questa sera per i follici e le sabbie, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani per le 21 per una nuova live. Sabba, grazie per il nuovo. Io vi regalo tanto buon anno per la Tini, un abbraccio e un bacione.